Ciao ragazze, oggi nuovissimo video sui prodotti NO, quindi vi faccio vedere, vi parlo di tutti i prodotti che ho testato in questo periodo ma che non mi sono piaciuti, con cui non mi sono trovata bene e con alcuni veramente mi sono trovata molto molto male, quindi non vedevo l'ora di filmare questo video per parlarvene. Iniziamo subito da questo che è un correttore Benefit. Come sapete Benefit mi ha mandato tutti i loro correttori e mi sto trovando da Dio con tutti tranne che con questo, quindi a malincuore devo inserirlo in questo video, mi dispiace perché in realtà sto usando l'Erase Paste come una pazza e penso che sia il correttore migliore di questo mondo, però questo non so, è proprio, non è fatto per il mio tipo di pelle che comunque è mista, sì, ma non posso usare correttori troppo idratanti. Questo ha, e praticamente questo correttore è balsamo idratante per la pelle con al centro il correttore, e devo dire che la coprenza è buona, non è un correttore super coprente ma ha una buona coprenza, si sfuma molto facilmente. Il problema di questo prodotto, almeno su di me, è che essendo così idratante, ovunque io lo applichi quella zona poi diventerà lucida e quindi questa è una cosa che non mi va bene, appunto perché avendo la pelle mista devo stare attenta a non avere punti lucidi sul viso e sto sempre lì a opacizzare, e con questo purtroppo appunto non mi trovo bene perché mi illumina troppo le zone e poi le sento, non so come spiegarvi, ma le sento non appiccicatici, ma le sento comunque bagnate, tra virgolette, non so se riuscite a capire, insomma, è come se con il fondotinta non ci mettessi la cipria su. Con questo, anche se ci metto la cipria, dopo un po' sento la pelle che comunque è troppo idratata alla fine e per questo probabilmente mi va anche nelle pieghette sotto agli occhi. Quindi se avete la pelle secca, ve lo consiglio perché può essere perfetto per voi. Se avete la pelle mista o grassa, punterei piuttosto sull'Erase Paste della Benefit o sul Boing. Poi, altro prodotto è questo di Too Faced della Lip Injection. Allora, questo prodotto è una specie di gloss, le campane se le sentite, è una specie di gloss trasparente ma ha un principio attivo che fa, non so come, non vi so spiegare perché, mi dispiace deludervi, ma appunto una volta steso sulle labbra inizia a fare una specie di, tipo fa un po' di solletico, un pizzicorio, e poi dopo qualche minuto le labbra leggermente si gonfiano, tra virgolette, insomma diventano leggermente più voluminose. È un effetto che dura per qualche ora. Mi piace questo prodotto perché funziona, nel senso che quello che promette di fare lo fa. Il problema di questo prodotto su di me è che io non riesco a sopportare i prodotti labbra che pizzicano. Questo non è così male come quello della MAC. Ce n'è uno della MAC, il Blush Glass, se non sbaglio, tutta la linea, che bruciano tremendamente. Questo non è così male, ma comunque brucia, mi dà fastidio, non riesco ad usarlo. Ma il motivo per cui lo boccio è che truccando così mi è capitato di stenderlo appunto con, o comunque devo aver toccato con le dita, le labbra, non lo so, poi ho steso un po' di illuminante e mi sono trovata due strisce rosse, tutte appunto arrossate, insomma, nel senso, mi ha fatto una reazione allergica terribile sul viso questo coso, e quindi se avete la pelle delicata e lo usate, ragazze, state attente ad usarlo solo sulle labbra, poi non toccatevi le labbra e magari toccatevi, non lo so, sotto l'occhio perché vi brucerà terribilmente, quindi attenzione. Poi arriviamo a questo smalto Dior. Questo è lo smalto che tra l'altro sto indossando oggi ed è anche lo smalto che indossavo in un altro video che ho filmato, quello sulle borse, sulle mie borse preferite, non so ancora quale caricherò prima, ma appunto avevo questo smalto anche in quel video e purtroppo devo bocciarlo perché, allora, nonostante gli smalti Dior abbiano dei colori stupendi, lanciano proprio le mode, loro assieme a Chanel, con gli smalti appunto hanno sempre dei colori particolari, molto carini, hanno un range di colorazioni pazzesco, il problema non di tutti gli smalti Dior, però di alcuni smalti Dior, compreso questo, è la durata. Ragazze, io ci ho applicato top coat, una bella passata di top coat, due passate di questo sotto, dopo due giorni le mie unghie erano completamente rovinate, ma proprio completamente, non se ne salvava una, e non è che abbia fatto grandissimi lavori manuali, diciamo, quindi devo dire che mi ha deluso veramente come durata questo smalto. Il colore è splendido, infatti continuo ad usarlo perché il colore mi piace un sacco, tutti gli smalti Dior che ho hanno delle colorazioni splendide e alcuni durano molto, però questo no. Poi, allora, altra cosa che devo bocciare sono queste, ragazze. Queste sono le salviettine, ah no, ecco, da questa parte, queste sono le salviettine Sally Hansen e sono delle salviettine rimuovi smalto. Io le ho prese a Los Angeles
E le ho prese perché sono molto pratiche da portare in giro se devo, cioè quando viaggio costantemente, praticamente quando viaggio, d'altro tra 2 giorni parto per l'Italia, quando viaggio non posso portarmi dietro tutto il flacone di acetone, anche perché l'ultima volta mi è successo che mi si è aperto in valigia ed è successo il disastro, cioè vi giuro, tutto il mio beauty case, a parte che puzzava di acetone, ma un sacco di roba si è rovinata, potete immaginare che non è molto simpatica come situazione. E quindi mi sono detta, ok Nicole, compriamo le salviettine, queste sono pratiche, non mi possono sporcare o bagnare tutto il beauty case, quindi perfetto. Il problema, arriviamo alla pecca, il problema di queste salviettine è che, sì, allora, sono imbevute di levasmalto, quindi ti tolgono lo smalto. Il problema è che quando inizi con la prima unghia, ora che arrivi all'ultima, alla decima, purtroppo queste salviettine sono già asciutte e non ti tolgono più niente. Io vi giuro che le ho usate a casa l'ultima volta perché non avevo voglia di trovare l'acetone, quindi ho usato queste, sono arrivata all'ottava unghia, queste due, nonostante io avessi strofinato, non si sono tolte ed ho fatto veloce, non è che le ho lasciate là e ho fatto altra roba, cioè le ho fatte una dopo l'altra, le ho struccate, insomma, una dopo l'altra, le ultime due non sono riuscita perché si era già asciugata e ho dovuto prendere l'acetone e togliere lo smalto con l'acetone, quindi è un po' un pericolo per me portarmeli in giro, perché se sono, non lo so, in America o in qualsiasi hotel e voglio farmi la manicure e mi avanzano 2 unghie, non è proprio un bel vedere avere 8 unghie tipo verdi e 2 nere, per dire, quindi bocciatissime. Altro prodotto che devo bocciare è questo mascara All in One Debbie. Questo mascara, allora, è una figata il packaging di questo mascara, è rosa, è metallizzato, è stupendo. Il problema di questo mascara, allora, lo scovolino mi piace, il problema è che preleva troppo prodotto e il mascara in sé, proprio il prodotto, è troppo liquido. Non mi trovo bene, io il mascara lo applico soltanto sulle ciglia inferiori e applicare questo mascara sulle ciglia inferiori è un suicidio perché si sbava in 2 secondi, basta che io guardi con gli occhi in basso e tutte le ciglia inferiori hanno sbavato sul contorno occhi, non ho un bel vedere e comunque, e ripeto, c'è lo scovolino preleva troppo prodotto, quindi quando vado ad applicare lascia troppo prodotto, inevitabilmente sbava, se anche vado a togliere e lascio la quantità giusta di prodotto sbava comunque, quindi questo è un mascara che vi consiglierei solo se lo usate veramente poco e solo sulle ciglia superiori, perché appunto tende a sbavare. E poi, se non l'avevate capito, e poi altro prodotto, questa è una matita 2-in-1 gel Kajal e eyeliner waterproof di Deborah Milano. Allora, è vero che questa matita è waterproof, non la togli neanche morto, allora io l'ho usata lungo tutta la linea delle ciglia, ok, è perfetta, scrive molto molto bene, devo dire che l'effetto gel si vede perché scrive molto bene, è estremamente morbida, quindi non dà fastidio. Io infatti applicandola pensavo, che figata, e cioè costa poco, è super scrivente, ha un colore pieno, è morbida, non dà fastidio, cioè scorre che è un piacere. Il problema di questa matita è che poi io l'ho applicata, ok, quindi l'ho messa lungo tutte le ciglia superiori e poi nell'angolo esterno un pochino e poi sono risalita nella piega e poi naturalmente cosa ho fatto? Ho preso il pennello, un pennello pulito con setole soffici, mi sono messa là a sfumare. Il problema di questa matita è che non si può sfumare, cioè come la stendi, cioè tu fai un punto così rimane, non si sfuma questa matita, nella rima interna non so perché non mi scrive, cioè scrive benissimo sulla papera ma sulla rima interna no, magari sono io, non lo so, ma vi giuro io, ma il problema più grande che ho avuto con questa matita è proprio il fatto di non poterla sfumare, perché le matite le sfumo quasi tutte, anche se le metto sotto vado sempre a sfumarle veramente, e con questa è impossibile, cioè mi è rimasta una macchia oscena perché ero convinta di andare a sfumarla, cosa che non sono riuscita a fare, poi ho dovuto coprire tutto con l'ombretto. Quindi se volete usare queste matite come eyeliner in gel, nel senso che proprio volete tracciare un tratto deciso, definito, ok, va benissimo. Se volete usarle come matita e volete andare a sfumarle, dimenticatevelo. E niente, ragazzi e ragazze, questo video mi veniva da ridere per tutto il tempo, spero che vi sia stato utile, comunque che vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio gigantissimo, spero di non trascurarvi troppo con i video, ma sapete che questo è un periodo incasinatissimo in cui viaggio tantissimo, ma penso sempre e...
assolutamente. Altra cosa che vi devo ricordare, lo so, ve lo ricordo in ogni video praticamente, ma vi voglio ricordare, che è uscito il mio libro con Rizzoli. Ancora non ci posso credere che è un mio libro, cioè tipo ce l'ho lì, soggiorno passo e dico wow, è il mio libro, cioè non ci posso ancora credere, devo ancora realizzare, io lo realizzo sempre in ritardo, ma è uscito il mio libro con Rizzoli, lo trovate in tutte le librerie in Italia se siete all'estero, o se comunque volete ordinarlo online vi metterò il link qua sotto, potete trovarlo su Amazon, insomma vari siti potete trovare l'ebook, che tra l'altro è interattivo ed è tutto collegato con il mio canale, quindi spero davvero che vi piaccia. Questo è il retro. In tanti mi avete chiesto quanto costa e sono 18 euro la versione, appunto la versione fisica, l'ebook non mi ricordo sinceramente, mi sembra 9,90, scrivetelo voi nei commenti. Io spero che il mio libro vi piaccia, mi raccomando continuate, perché sto vedendo su Instagram che vi state mandando le selfie con il libro, quindi continuate se comprate il mio libro a farlo, insomma a fare una foto al libro, o ancora meglio a farvi un selfie con il libro e poi taggatemi con l'hashtag KissandMakeup il libro, oppure insomma mi taggate nella foto così io posso vederla, perché mi fa davvero tantissimo tantissimo piacere, voi non avete idea. E niente, alla prossima, ciao!